Commonwear nasce all'inizio del 2012 dentro Uninomade e poi dopo la fine del progetto di Uninomade, a partire dal 1 settembre 2013, Commonwear apre un proprio spazio web, un sito www.commonwear.org. Commonwear è uno spazio di autoformazione che cerca di rovesciare fin dal nome le retoriche dell'università azienda. I courseware infatti sono i pacchetti formativi del Global University e noi cerchiamo ironicamente di rovesciare quella dimensione dentro uno spazio di cooperazione, dentro lo spazio del comune. Commonwear significa per l'appunto costruzione di prodotti comuni. Commonwear è uno spazio che tenta di coniugare la socializzazione dei saperi e l'elaborazione teorica, quella che potremmo definire una pedagogia militante e la costruzione di una nuova cassetta degli attrezzi concettuale, ma interamente dentro le lotte. Ecco, crediamo che questo sia un tratto fondamentale dell'esperienza di Commonwear. È finita completamente, definitivamente e felicemente la funzione dell'intellettuale, quella funzione è completamente riassorbita dentro la composizione del lavoro vivo. Ed è dentro questa composizione del lavoro vivo, dentro la costruzione di lotte, dentro i processi di organizzazione e di auto-organizzazione che la sfida di Commonwear si pone. Abbiamo fatto due corsi di autoformazione, il primo dal gennaio al giugno del 2012 dentro e contro l'Università di Bologna dal titolo Da Marx all'operaismo, sette lezioni per sovvertire il presente, come recita il sottotitolo del volume che raccoglie le lezioni, il volume Genealogie del futuro è edito dalla casa editrice Ombre Corte. Secondo corso di autoformazione che ci ha visti impegnati dal febbraio al giugno del 2013 è stato dedicato agli stili della militanza, cioè al tentativo di partire dal presente, cioè di porre un nodo fondamentale, quello della invenzione, reinvenzione delle nuove forme di militanza oggi e di ripercorrerlo appunto dal punto di vista genealogico, a partire dalla formazione del movimento operaio, via via lungo le esperienze del Novecento e per ritornare appunto al presente con nuove conoscenze e nuovi saperi. È stato particolarmente importante non solo l'esperienza del ciclo seminariale, ma il metodo con cui l'abbiamo costruito. Ovvero abbiamo cercato di dar vita davvero ad un processo di produzione di saperi comuni. Ogni appuntamento era preparato da un laboratorio in cui circolavano testi, materiali di discussione, si dava vita a una elaborazione comune e quindi ogni incontro era preparato, l'introduzione, la discussione di ogni incontro era preparato da una dimensione laboratoriale. Questo metodo cerchiamo di non solo riprenderlo, ma di svilupparlo, arricchirlo, migliorarlo, estenderlo anche dentro il nuovo ciclo di autoformazione che abbiamo preparato per quest'anno a Bologna, che abbiamo chiamato Cartografia delle Lotte. Cartografia non in senso semplicemente spaziale geografico, ma una cartografia che sia innanzitutto una cartografia concettuale. Abbiamo infatti individuato 10 concetti che sono
stati per noi, probabilmente insieme a molti altri, fondamentali dentro il ciclo di movimenti nella crisi sul piano globale, e per ognuno di questi concetti avremo una relazione che ne ripercorre appunto la genealogia e un'altra che rivisita, ripensa, reinventa quel concetto a partire da uno o più casi di lotte specifiche. Anche quest'anno, dicevo, ogni appuntamento sarà preceduto e seguito da un laboratorio, perché l'importante è andare oltre il semplice evento di autoformazione, ma cercare appunto di dar vita ad una dimensione processuale. Ancora una volta ci collegheremo in quelle che abbiamo definito le frontiere tra un'università in dismissione e lo spazio metropolitano. Dentro queste situati su queste frontiere cercheremo di intercettare figure del lavoro cognitivo, della composizione di classe contemporanea che all'università non ci entrano o non ci vanno, e al contempo di accumulare forza che permetta anche di incidere rispetto ai meccanismi dell'università contemporanea. Infatti crediamo che questo sia un punto fondamentale. Quando parliamo di costruzione di università autonoma, quando parliamo di costruzione di saperi comuni, quando cerchiamo di dar vita a processi di costruzione di nuova istituzionalità, ecco, tutto ciò non vuole assolutamente dire scavarsi delle nicchie, delle isole felici. Crediamo che non si dia autonomia del lavoro cognitivo se al contempo non si danno dei processi di rottura delle istituzioni esistenti. Non si danno processi di costruzione di nuove istituzioni se al contempo non si riesce a distruggere le istituzioni esistenti. Altri corsi di autoformazione avranno vita in altre città, da Torino a Milano, Cosenza e in altri luoghi. E la sfida è appunto una sfida comune. Come oggi si costruiscono processi di auto-organizzazione e autonomia del lavoro cognitivo? Come oggi si ripensa una nuova cassetta degli attrezzi che parta dalla conoscenza e dalla socializzazione dei saperi esistenti per metterli in discussione, per metterli a verifica, eventualmente per andare oltre e per inventarne di nuovi? Come oggi si riesce a coniugare l'estensione dei saperi e il piano invece intensivo dei processi di lotta e di organizzazione? Ecco, tutte queste sono delle questioni aperte, dei problemi rispetto a cui non abbiamo sicuramente delle soluzioni, ma queste soluzioni vanno costruite dentro una ricerca collettiva. Ed è proprio questa ricerca collettiva che prende appunto il nome di Commonwealth. We'll be right back.